Il premio Rocky Marciano diventa maggiorenne, 18° compleanno dunque per la Kermesse, curata da Gianluca Palladinetti con il direttore artistico Dario Ricci e il patrocinio dell'amministrazione comunale Ripese, dedicata alla leggenda della box originaria proprio di Ripateatina. Nella parata di sportivi di quest'anno, presentata da Enrico Giancarli, solita parata di stelle. Si è aggiudicata il titolo di pugile dell'anno Irma Testa, collegata a distanza, sempre nello stesso sport, premio come pugile abruzzese 2022 per Olena Savchuk. Sportivo dell'anno invece Francesco Leocata, campione del mondo di basket 2022 e in precedenza campione del mondo di futsal nel 2017. Squadra dell'anno Lisweb Avezzano Rugby, tornata nella massima serie dopo 10 anni, con il proprio capitano premiato anche nel 2009. Chiudono Enzo Imbastaro, numero 1 del CONI Abruzzo, come dirigente sportivo dell'anno, e la penna storica del Messaggero Pierpaolo Marchetti, insignito del premio Rocky Marciano alla carriera giornalistica, insieme alle giovani promesse Valentina Procaccini nel nuoto, Alessandro Mondazzi e Stefano Paranza del tennis. Spazio prima delle premiazioni per 3 ospiti d'eccezione: Fabio Davene di Sky Sport, Umberto Zabelloni del Foglio e Dario Ricci di Radio 24 e Il Sole 24 Ore, con aneddoti e retroscena su Race Anatomy, il fortunato programma televisivo motoristico. Le parole dei protagonisti. Festeggiamo i 18 anni di questo premio e non potevamo che non essere qui con gli amici, con i premiati e anche con degli amici che fanno politica a un certo livello, politica regionale, che ci danno fiducia al premio, riconoscono in noi un'eccellenza e con il loro contributo riusciamo a organizzare serate come questa. È un'anomalia festeggiare, assegnare il premio Rocky Marciano, che per 18 anni ha visto, diciamo così, riempire le strade di Ripa d'estate, però non potevamo non mancare a questo appuntamento. Una versione anche un pochettino ridotta, ma non con i premiati, che sono veramente premiati di eccellenza. Bellissima, anche perché ormai sono tanti anni che vengo e ogni volta è un grande piacere. Intanto di rivedere tanti amici, questa per me è la cosa fondamentale, di rivedere Ripateatina, che è un posto che io adoro, e poi di far parte di un davvero di un premio che appartiene, adesso devo dire ormai appartiene alla migliore tradizione italiana, perché ricordare quello che è stato Rocky Marciano e portarlo ad oggi premiando e ricordando delle persone straordinarie come Irma Testa questa sera, ma insomma ce ne sono tantissime, è veramente bello. Quindi complimenti davvero agli organizzatori, è bellissimo tornare. Marciano è comunque un nome importante per lo sport italiano, forse va anche al di là dello sport, perché rappresenta la storia di un grande italiano che ce l'ha fatta. Sono quelle storie che non hanno tempo e che continuano a insegnarci qualcosa, e quindi è bello che la sua città natale, Ripateatina, oltre ad avere il monumento che lo ricorda, poi lo ricordi con questo premio, chiamando tutti gli anni delle eccellenze dello sport italiano per onorare la memoria di uno che ha fatto la storia dello sport e non soltanto. Sì, direi che è una grande... Aspetta, ricomincio che ti faccio. Il premio Rocky Marciano è sicuramente una grande festa dello sport, che diventa maggiorenne quest'anno e in questa edizione invernale, e sicuramente è l'occasione per celebrare sia il mito di Rocky Marciano, che affonda le sue radici qui a Ripateatina, sia anche il presente e il futuro dello sport abruzzese e nazionale. Quindi direi che è un appuntamento che sta diventando un grande classico nel calendario sportivo abruzzese e italiano, e davvero lunga vita al premio Rocky Marciano e al festival che anche quest'anno abbiamo celebrato a lui. Onorata in realtà per la seconda edizione consecutiva che vengo, quindi un doppio prestigio. Sono veramente felice, qui mi sento a casa, comunque dell'Abruzzo. E il bronzo conseguito, vorrei fare di più, cercherò di fare meglio, ma lo prendiamo semplicemente come un lancio di partenza per, insomma, l'anno a venire, che sarà bello impegnativo. Per noi è un onore aver ricevuto questo premio, per me lo è doppiamente perché qui a Ripa sono di casa, e è stata veramente una bella notizia.
e mi fa piacere rappresentare la squadra e tutto il movimento che va dai bambini più piccoli a, fino a, ai miei compagni della, della prima squadra. Se c'è uno che deve essere onorato sono io, perché il premio Marciano è un premio importante, che ha una storia importante, e perché alla fine si lavora anche nel giornalismo, lo fa certo con una soddisfazione personale, ma anche perché il tuo lavoro arrivi agli altri, e quindi insomma il riconoscimento vuol dire che il lavoro io l'ho fatto con tanto impegno, ho cercato di fare il meglio. Vuol dire che magari qualcosa è arrivato di quello che volevo, e questa è una grande soddisfazione.